Ciao! Allora, oggi voglio parlare di questo correttore. Questo è della Essence, si chiama GetPic Ready, è un po' coperta dall'etichetta. Bring Tint Concealer, quindi correttore illuminante. Io ho il colore 20 Nude ed è molto carino. Allora, cercavo la quantità. È un 8 ml e costa meno di 3 euro. Allora, intanto vi faccio vedere che ha un applicatore a spugnetta, che è anche carino e comodo da applicare, e oltretutto va un pochino schiacciato, il prodotto esce dal davanti. Comunque adesso vi mostro lo swatch così vedete tutto nel dettaglio. Allora, trovo che questo correttore abbia una coprenza bassa e per le occhiaie da solo non riesce a coprirle. Bisogna che vado a mettere sotto un altro correttore e questo sopra perché effettivamente è illuminante. Una volta fissato con la cipria, non va nelle pieghette, non va a segnare i contornocchi, si stende bene e si fissa anche velocemente. L'unica cosa che è illuminante, coprenza bassa, non va a coprire più di tanto. Non è il correttore che cercavo io e quindi non lo ricompro. Però trovo che sia molto simile sia per come è fatto come applicatore, ma anche come composizione e texture al Maybelline Anti-Age, che sapete che ho provato tempo fa. A me non è piaciuto più di tanto perché devo usarlo in combo con un altro correttore, ma a tante di voi è piaciuto e spesso non riuscite a trovarlo. Questo è un valido dupe. Infatti non mi piace neanche questo. Niente, io devo trovare un correttore che mi vada a coprire bene l'occhiaia e che posso comunque stratificare. Questo lo stratifico, ma metti prodotto su prodotto su prodotto, non va mai a coprire del tutto, è troppo luminoso. E no, non mi piace, però è valido per chi ha poche occhiaie da coprire o chi vuole illuminare i contornocchi, nel caso anche, come ho detto, come faceva con quello della Maybelline. Quindi fatemi sapere se l'avete provato, come vi siete trovate, e come sempre spero sia stata utile. Ed se ti è piaciuto il video, mettimi un like, iscriviti al canale e clicca sulla campanella così vieni avvisata quando escono i nuovi video. E ti do appuntamento alla prossima recensione beauty. Ciao!